Per quanto riguarda Pubblico in Onda, è chiaro che l'argomento del giorno è legato alle primarie del PD, sì, alla vittoria di Bersani, e noi per commentare tutto questo abbiamo subito in apertura con noi Francesca Schianchi. Francesca, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Francesca, buonasera. Allora, buonasera. A te chiedo subito in apertura il lato degli sconfitti, tra virgolette, ovvero le reazioni legate a Matteo Renzi. Una vittoria di Bersani, se posso permettermi, tra l'altro scontata, no? Sì, direi che nell'ultima settimana anche i renziani erano consapevoli di questo, ciò non toglie che abbiano portato avanti una battaglia dura e credendoci molto, per cui oggi nelle loro facce la delusione si vedeva, a partire da Matteo Renzi in persona e poi tutti quelli che gli sono stati vicini in questi mesi, che comunque in un certo momento la campagna elettorale, direi verso la metà di ottobre, poco prima che Bersani scendesse effettivamente in campo, ci avevano creduto, i sondaggi li davano in grande crescita, hanno avuto un momento in cui hanno pensato che veramente potessero farcela. Ovviamente le ultime settimane avevano dimostrato che era una battaglia al di sopra delle loro possibilità. Guarda, io una cosa, Francesca, però te la voglio chiedere, al di là poi delle reazioni di Renzi, e magari ci spiegherai meglio anche quello che hai potuto raccogliere, e relativamente a una sconfitta che sembrava annunciata, come dicevi, soprattutto l'ultima settimana, ci se ne ha fatti una ragione anche dal lato renziano, però per certi versi, per quanto mi riguarda, sorprendente, perché vengo a spiegarmi. Il momento di difficoltà massima, come ricordava anche Bersani ieri nel suo discorso, poi dopo la vittoria, siamo nella peggior crisi del dopoguerra e su questo ci sono pochi dubbi. L'Italia poteva cercare di cambiare, adesso possiamo criticare più o meno la parte di Renzi, io tra l'altro non sono nemmeno un votante del PD, però il momento di cambiare, di rivolgersi al giovane, a un'area di freschezza, è stata ancora una volta bypassata per andare sull'usato sicuro, se così possiamo definirlo. A te ha sorpreso questo o no? Non del tutto, nel senso che in un momento di crisi è abbastanza normale, lo stesso Renzi aveva messo in conto che si andasse a cercare la rassicurazione, l'esperienza. Bersani era un candidato che poteva garantire esperienze da governatore di regione, da ministro, da segretario di partito, cioè una figura, come dire, più rassicurante, più esperta sicuramente. E quindi ha prevalso, in un momento di crisi in cui tutto va male, affidarsi alla persona che ti sembra più sicura. Votare noi è un salto nel vuoto, cambiare significa affidarsi. Intendiamoci, non parliamo di una persona che non ha esperienza, perché non è vero, Renzi è uno che, pur essendo giovane, ha già fatto sia la provincia che il sindaco, però sicuramente è una figura più fresca, e questa cosa probabilmente non ha rassicurato la maggioranza degli elettori. Per cui sì, può stupire, nel senso che, come dici tu, forse cambiare era il momento giusto per cambiare, però per cambiare ci vuole molto coraggio, quindi ce n'è stato abbastanza. Sì, forse possiamo dire che non siamo un popolo di coraggiosi, credo di non dire una cosa strana. Coraggiosi, santi e navigatori. No, non è mai stato così. No. Poeti santi, magari. No, sì. Per quanto riguarda Renzi, rimanendo a questo, Francesca, ti volevo chiedere, al di là del ruolo di sindaco, che rimane chiaramente preminente all'interno della sua vita politica attuale, che ruolo interpreterà invece all'interno del PD, credo lanciato a vincere le prossime elezioni nazionali? Ma io credo che questo dipenderà molto da Bersani, nel senso che Renzi ha già detto, ripetuto, e penso sia veramente in questo momento le sue intenzioni di rimanere a fare il sindaco e di tirarsene un po' fuori. Dipende molto se Bersani vorrà raccogliere quel 40%, vorrà in qualche modo confrontarsi con Renzi e con le idee che lui ha portato avanti, perché poi Renzi è rappresentante di un'idea diversa, no? Di centrosinistra, di PD. Bisognerà molto vedere quanto Bersani vorrà dare ascolto a questa parte. Io credo che quel 40% comunque verrà rappresentato in Parlamento, verrà rappresentato nel partito, non da Renzi in persona. Io credo veramente lui rimarrà per ora a Firenze, finirà il mandato da sindaco, però ci sono molte persone che gli sono state accanto, che hanno fatto questa campagna elettorale, che hanno che probabilità insomma di essere inseriti nelle liste o comunque di avere dei ruoli dentro al partito, portando avanti istanze diverse da quelle della maggioranza che ha vinto le primarie. Mm-hmm.
Francesca, restando su Renzi, forse la bocciatura da parte della Corte dei Conti per il bilancio di Firenze, quindi la guida tecnica, tra virgolette, del sindaco di Firenze, ha influenzato un po' il giudizio dei votanti, secondo te? Io credo di no, non credo che sia quello, non credo che sia, no. Tanto, intanto è una notizia che è uscita ma non ha avuto grandissimo risalto. Io credo che l'ultima settimana soprattutto lui abbia pagato più le polemiche sulle regole di altro, al di là del fatto che avesse torto o ragione sul cercare di aprire questo ballottaggio. Io penso che sia passato molto il messaggio di qualcuno che non voleva perdere, che cercava di scardinare le regole per non perdere. Non penso, non era la sua intenzione, lui cercava veramente di avere più partecipazione, sicuramente perché con più partecipazione aveva più possibilità di vincere, però voglio dirci, non c'era un'idea sbagliata alla base. Però io credo che abbia pagato un po' queste polemiche, che sia passato un po' come quello che rompe anziché quello che compone, e in questo momento questo ha pesato, io credo, perché lui ha perso alcune regioni che nel primo turno aveva, cioè lui ha giocato solo in Toscana, mentre Umbria e Marche, dove era andato molto bene nel primo turno, è stato a Bersani, quindi evidentemente qualcuno è rimasto un po' deluso dall'atteggiamento che lui ha tenuto fra primo e secondo turno, lui e ovviamente il suo staff, il suo entourage. Passando invece a Bersani, è il candidato più credibile che il PD poteva dare alle primarie? Ma più credibile, diciamo che era il candidato naturale, addirittura per statuto, per lo statuto del PD sarebbe dovuto essere il candidato unico senza nemmeno primarie. Con un atto, io credo, di grosso coraggio, Bersani le ha aperte, ha permesso di farle, e contro la classe dirigente, diciamo, più anziana del partito, fosse stato per Bindi, Marini o D'Alema, credo che queste primarie non si sarebbero mai fatte. Bersani le ha volute, credo che a questo punto abbia una massima legittimazione per essere il candidato premier, insomma, più di così. Era il candidato naturale, si è voluto far reinvestire, quindi ha sostenuto le primarie nel 2009, le risostiene oggi, vince due volte, e a questo punto sì, è il candidato più credibile che il centrosinistra può esprimere. Nell'organizzazione delle primarie, un tuo giudizio invece, ti sono piaciute, sono state veramente l'apoteosi della democrazia? Ma io credo siano state un rinvigorente per il centrosinistra. Oggi ho visto ci sono dei sondaggi fatti per la 7 in cui per la prima volta il PD è quotato al 34,6%, cioè numeri alti. Ricordiamoci che il PD ha toccato, non nei sondaggi ma reali, ha superato il 33% con Veltroni alle elezioni del 2008 e poi è sempre sceso, quindi sono state sicuramente un rinvigorente. Dopodiché che ci siano stati dei piccoli incidenti, che non tutto sempre sia stato perfetto, delle code mostruose nel primo turno, è vero. Che le regole anche, secondo me, potevano essere, dovevano essere più aperte, più inclusive, io credo di sì, sinceramente. Però parliamo di una cosa che ha funzionato e che ha fatto bene a tutto il partito. Francesca, prima di salutarci, anche una battuta a livello comunicativo. Allora, per quanto riguarda Bersani, mi è sembrato anche diverso rispetto al passato, ovvero più disinvolto, più aperto, ha cercato anche di dare un'altra immagine di sé, non so se sei d'accordo. Invece su Renzi, se mi dai a tuo avviso gli errori, al di là dell'immagine con i conti del comune, però al di là di questo, se hai riscontrato degli errori da un punto di vista di comunicazione nella sua campagna? Ma la famosa scena a Milano sulle Cayman, sulla finanza, che poi ha generato gli attacchi dei finanzieri delle Cayman, secondo me è stato comunicativamente un autogol. Lo ha ammesso lui stesso, e non tanto perché non si cena con la finanza, chiunque governi deve saper parlare anche col mondo della finanza, ma perché forse farla a porte chiuse, dando l'idea di una cosa quasi misteriosa, è proprio a livello comunicativo, io credo, un errore. Altri errori forse appunto sulla questione regole, bisognava battersi prima e poi, una volta accettate, essere un po' meno lagnosi, perché davvero la gente ha avuto la percezione, io credo in gran parte, che ci fossero delle lamentele pretestuose, anche quando magari aveva ragione lui. Io penso siano questi un po' errori anche forse di inesperienza. Comunque Renzi, ripeto, ha esperienza amministrativa, ha già fatto e vinto delle primarie a Firenze, però questa è la serie A della politica, cioè lui si giocava veramente su un piano nazionale con una sovraesposizione mediatica forte, quindi qualche errore io credo l'abbia fatto. Bersani, l'immagine di Bersani, la vedi mutata? Mi pare
pare che lui coltivi questa immagine di uomo di partito, di amministratore di cui ci si può fidare, di persona seria, per bene, ed è l'immagine che comunque in un momento di crisi mi sembra vincente. Lui stesso ha letto che da qualche parte ha detto: quando mi dicono il burocrate io dentro di me rido perché non sono così. Lui dà l'idea sempre un po' del preside di liceo, la figura grigia però responsabile, affidabile. Nel momento della crisi una figura simile penso che sia rassicurante per molti. Possa aver pagato senza dubbio in un momento come questo. Francesca, noi ti ringraziamo per l'intervento, ti leggiamo grazie sulle pagine di Pubblico. Grazie a voi, buona serata a tutti.